Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.07 su Radio DJ. Tutto bene? Sì. Sì, sì. No, stavo ripercorrendo perché? Tutte le notizie che dovremmo dare oggi. Ho fatto un po' ordine nella mia testa. Perché prima no, tu non l'hai visto. No. Cantava e ballava fortissimo nei corridoi. Ragazzo fortunato. Ah. Andata in onda a Summer Camp, mi ha risvegliato dei ricordi. Ha alzato il volume dell'ufficio programmazione proprio a chiodo. Sì. E poi urlava nei corridoi: Ginger! Volevo ballarla con oddio, lei. Che bella! Mi fai da piangere! Così. Marca, quindi ha già dato. Questo ormone sta lescendo. 1992, l'anno in cui diedi il primo limone. Ah, allora, ecco i ricordi. Se lo sapesse quella Valentina. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Ciocca e buonasera Mary J, benvenuti a Pinocchio! Eccoci! Che entusiasmo! Ragazzi, la scaletta è bella oggi! Dai! Ce la invidiano tutti! È bella! Tutti, ma una roba volta che bella! Ci strappavano le notizie di mano mentre raggiungevamo lo studio! Siamo con tutti i vestiti strappati! No, delle gomitate, delle spine! Io ho un occhio nero, che il naso rotto per la 102esima volta! Ma sono nostre. E voi? Sì, per una volta tanto sì, sarà una puntata di notizie miste, canzoni belle, insomma, qualche ospite, qualche una piccola sorpresa che anticipa altre sorprese. Esatto. E in ogni caso io proprio serena, per cui io direi, vi diamo le coordinate, ma oggi la possiamo gestire noi. C'è anche un cielo con una vaga luce normale, non vorrei dire chiamarla. C'è la luce di quest'ora, non delle tre del mattino come ieri. La luce di quest'ora col tempo brutto. Esatto. Però non è... Mamma mia. Paura. Meno male comunque che è andata così, perché non avevo niente da mettere in primavera. Tutto sommato l'hai sfangata. Ma tu hai un po' di giorni che dici devo andare a prendere i vestiti. Andrò. Quando? Andrò. O domani o sabato mattina. Mercoledì, se vuoi, possiamo andare insieme. Ok. Dove andate? In centro. A fare dei look. Voglio venire anch'io. Va bene. Diego, ti pare? Certo. Non ci sembra vero. È che di solito io e la Vale, quando andiamo a fare shopping, lei è la mia bambola e io le faccio tutti i look. Lei sta nel camerino e io corro a prenderle le taglie, le cose, le faccio gli abbinamenti. Principessa. E tutte le volte poi dai. Per 10 anni poi quei look li me li mette. Finché non se ne vanno da soli, lei se li mette. Dai che cominciamo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17.13, Radio DJ comincia una puntata di Pinocchio ricca di notizie. La prima, devo dire, è interessante perché parla di come si può scegliere i nomi per i propri figli e le proprie figlie, che è un trend, perché davvero... I nomi vanno a ondate. I nomi vanno a ondate in una maniera incredibile. Sì, i flussi proprio... Chissà perché. Perché in realtà tutte le volte il flusso parte da un concetto di originalità, cioè qualcuno parte, chiama il figlio in un modo che non è quello diffuso e crea un trend finché non diventa comune e da lì via si riparte. È vero, sono stato l'altro giorno in una scuola elementare per il libro per bambini di 6-7 anni, un sacco di maschi avevano nomi di eroi: Enea, Eracle, Patroclo, cioè quindi Paride. Tutti, cioè, ti dici, quell'annata lì evidentemente quindi era nell'aria. Quell'annata lì, quest'anno adesso non saprei dire. Ma credo ci sia un ritorno alla tradizione, da quel che ho sentito. Basta passare da un parco giochi e più o meno capisci, quelli di qualche anno fa, gli appena nati non lo so. Però in ogni caso, da una parte c'è questa macro tendenza, dall'altra poi c'è la regionalità. E quindi tutto il mondo legato ai santi, ai patroni, a tutto quella, no? Però di base attenzione, perché oggi c'è una notizia che adesso ci darà Diego con anche una sigla. Shirley,
Minca. A proposito di nomi, scrivono un messaggio che dice: mi tieni in braccio oggi, mi prenoto. Ah, certo, se non mi dici il nome, però amore, io però ti fai conto che ti tengo in braccio. Ok. Comunque, la Hayley Hodge, che di mestiere fa la fisioterapista, quindi una persona, una di noi, una qualunque, che sì, a un certo punto è incinta e sbatte la testa tutti i giorni perché non riesce a trovare dei nomi che le piacciono. Che allora parla col compagno, parla niente, non trovano un nome. Parla con le amiche, non trova un nome. Parla con i parenti, non trova un nome. Compra i libri, che sai che ci sono i libri. Va sui siti. Cioè, vede tanti nomi, però dice un po' sono inflazionati, un po' sono già usati, un po' non se ne può più. Insomma, un giorno ha un'idea, perché le viene in mente che quando era piccola la sua mamma, che era una appassionata di storia, la portava, portava lei e gli altri figli, fratelli e sorelle, li portava al cimitero. Dice: vado a fare un giro là. E improvvisamente fa un video dove gira per il cimitero e dice: ragazzi, ma ci sono un sacco di nomi stupendi completamente dimenticati. Il video diventa virale e viene fuori in realtà una cosa sommersa, cioè c'è molta gente. Intanto c'è molta gente che ama frequentare i cimiteri, proprio. Certo, sono posti meravigliosi di pace. A prescindere dall'andare a trovare i cari. Sì, c'è tutto un mondo di gente che ama proprio passare dei pomeriggi al cimitero, magari leggendosi un libro, magari facendo la merendina lì dove c'è veramente. Ma anche solo passeggiando. Anche solo passeggiare. Ma non era l'unica ad andare al cimitero a cercare i nomi? Sì, i nomi. Alcuni cercano i volti, è così il gioco di fantasia di ricostruire delle storie, no? Certo. Di vita, di persone che si chiamavano in quel modo, con quella faccia, vestiti in quel modo, in quel tempo lì. Ma il suo video è diventato un video virale proprio perché ha ritrovato, diciamo così, la possibilità. Non c'è scritto come si chiamano i suoi film. Io dico, però, se tu scrivi l'articolo, allora, a un certo punto, e vuoi dire come l'hai chiamato questo bambino? Scrive la Chiara: noi pensavamo che Brando fosse unico. Se vabbè, pieno. Capito. Quella Patrizia invece dice: mia figlia l'abbiamo chiamata Demetra Luna, originalissimo. Wow. Molto soddisfatta e tronfia. Quella cosa dei cimiteri, però, effettivamente, da una parte ha tutto un pubblico che invece teme per tutto quell'immaginario, anche letterario, di luogo dove aleggiano le anime in pena. In realtà è un posto di grande quiete, di grandi storie che uno può immaginarsi o incappando in altri frequentatori ricostruire. C'è sempre quella cosa, secondo me, abbastanza condivisibile. Io non frequento spesso i cimiteri, mi capita di andarci a Roma, in quello gigantesco del Verano, sì, a trovare un amico, e tutte le volte che vado mi prendo cura della, del piccolo loculo della signora sopra, che evidentemente non ha più parenti, sì, che vanno a, per cui cambiamo l'acqua e i fiori, e quindi quando entrando compriamo i fiori per Mauri, li compriamo anche per la signora. Sì. Saluto anche la mia mamma con le mie cugine che vanno tutti i sabati come se fosse, e che quando trovano le corone lasciate dopo i funerali prendono tutti i fiori e fanno il giro delle tombe senza fiori, fai così, sì, un viola rinfrescata, via. È una cosa, secondo me, molto, cioè non, siamo poco abituati, è un tema che non si tratta, è un tema di cui non si parla tanto, ma che secondo me invece ha un suo grande perché. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:31 minuti su Radio DJ, è un tema interessante, ha preso molto i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Parliamo della scelta dei nomi per i propri figli. Da una parte c'è un trend generale a livello nazionale, poi invece ci sono dei grandi classici legati alle regioni, sì, poi c'è un trend intramontabile che è quello del nome dei nonni, certo, e delle nonne, sì, no? Sì. Beh sì, che persiste ancora, si usa in realtà. Per esempio, io che ho un nome molto poco diffuso, Orsola, io ho conosciuto 2 o 3 Orsole nella mia vita, mentre mi immagino che Valentina di altre Valentine, però per un Orsola è molto difficile immaginare, certo, quanto sia
diverso il fatto di incontrare tante col tuo nome. Non è entrato neanche in una ondata di queste, diciamo, di moda, per cui poi magari in pochi, ma simili per età o a un certo punto ne trovi. Sì, per esempio ci scrive Gaia, dice: ho 56 anni, sono napoletana, mi chiamo Gaia, oggi il mio nome è diffuso, ma non mi è mai capitato di incontrare una coetanea col mio stesso nome. Addirittura il prete si rifiutò di battezzarmi. Non è l'unico caso, segnalavano anche Sofia a suo tempo, ci ha mandato l'audio una cinquantenne. Sofia, che adesso è nel 2024 il nome più diffuso per le bambine. Eh sì, è vero. Col PH, con la F. Sofì, anche Sofì. Esatto. Già 789 Sofì registrate quest'anno. Dall'inizio dell'anno. Allora, qualcuno dice: i nostri bambini li abbiamo chiamati Gian Mattia e Pier Filippo per la grande categoria nomi composti. Sì. Verdena, come il gruppo, da quello che ho trovato su internet, è la quarta in Italia con questo nome. Stupendo. Le altre sono nate a inizio 2000, mentre la mia è del 2022. Yeah. Oh. Dopo 40 anni ancora non ho trovato nessuno che si chiami come me. Evelena. Odio i miei genitori per questo. È un po' Garabalda, eh? Evelena è un po' Garabalda. È vero. Come nome maschile al momento pare Ludovico sia quello che va per la maggiore, da quello che mi risulta dagli ascoltatori e le ascoltatrici, dalla classifica ufficiale. Leonardo per ora, Francesco e Tommaso, ma Ludovico c'è? C'è in classifica più in basso. Giulia invece ci fa sapere: la mia bimba si chiama Cleonice, nome della bisnonna di mio papà, trovato andando a trovarlo al cimitero. Vedi? Okay. Vedi? Ho convinto mia moglie a chiamare la bambina Zelda. I parenti non se ne sono ancora fatti una ragione. Marta dice: nostra figlia si chiama Gea Futura. Mia figlia si chiama Anna Luce. Ok. Bello. Vittorio Zeno dalle mie parti. Voglia. Che poi Artemide. Bello Artemide. Sempre per un po' quel discorso là. Amélie, tratto dal film. Banalmente, certo. Pia, che anche questo sta tanto tornando. Sono i nomi delle nonne. Bello Pia. Tanti nomi delle nonne. Abbiamo tre figlie, 14, 9 e 4 anni. Nomi classici, senza volerlo, di tre grandi regnanti: Caterina di Russia, Maria Teresa d'Austria, Giovanna di Castiglia. Tutte e tre con un buon carattere, aggiungerei. Famose per. E poi arrivò un SOS: chi si chiama come me? Prisca. Noi abbiamo Alessandro Prisco in radio. Di cognome. Questo è quello che ti possiamo offrire a questo cappello. Ti posso salutare. Un nome da protomartire proprio, Prisca, cioè una di quelle, capito? Amore, sì. Vabbè, allora vai avanti, Vale. Ciao Pinocchi, noi al nostro piccolo di 8 mesi gli abbiamo dato due nomi, ci siamo ispirati a due musicisti a cui teniamo molto. Il piccolino si chiama Furio Vinicio. Okay. Io mi chiamo Federico e il mio fratello è Riccardo. Entrambi con 8 lettere. La pazza dietro. La mamma l'ha spiegato bene. Allora, mia moglie è innamorata della Disney, innamorata delle favole. Ha deciso per la prima di chiamarla Anastasia. E qui da noi a Lecce è un po' raro. Il piccolino, che ha 1 anno e mezzo, perché io innamorato del mio papà, l'ho chiamato Vito. Ho temuto Genoveffa. Ho un terzetto di messaggi non male. Vai. Mia sorella si chiama Castrenza. Mm. È ok. Mi chiamo Camila con la K. Per errore dell'ufficio demografico ho scoperto a 11 anni con l'adozione che ero Camila e non Camilla. Ok. Capito? Sì. Quindi ho scoperto come si chiamava 11 anni dopo essere nata. Che non è facile. Roberto dal Lago di Garda, ho 2 figlie. La prima si chiama Sara Memole, la seconda Carlotta Gaia. Stai scherzando, Sara Memole? Sara Memole. Io vi adoro mio. Perché poi quando diventa grandi, poi vi si ritorco un po'. Sarà stronzata grande. Fai te. Ne hai ancora uno? Sì, certo. Ciao Pinocchi, in un'annata di Sofia, Matilde, che ho sentito tantissime volte il 2022, noi abbiamo chiamato la bambina Nami, è un nome giapponese che vuol dire onda, è il nome di un personaggio del nostro anime preferito, quindi è perfetto. E ogni volta che guardo mia figlia o la chiamo, veramente ci rendiamo conto che è perfetto quel nome per lei.
elementari. Ma sei contenta? Quanto è contenta? Ragazzi, dai messaggi là fuori c'è un inferno, con i nomi. Ma un inferno vero. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:39 minuti su Radio DJ. Allora, martedì scorso, poi andiamo avanti con i nomi perché ragazzi sta venendo fuori l'ira di Dio. Martedì scorso per Progetti d'Amore abbiamo parlato con Simone che ci ha fatto il suo aggiornamento, non è un momento brillantissimo, le cose vanno a gran rilento, ma abbiamo potuto dire che sarà presente al nostro Speaker Corner, cioè a quel momento, quell'appuntamento alle 18 presso il parco dove si terrà la festa di Radio DJ, dove acquistando il biglietto ci si incontra con gli ascoltatori e le ascoltatrici, quest'anno con un numero molto più grande di partecipanti. Sabato 8 giugno. Esatto, trovate il link su Pinocchio DJ. Ve lo ricordo perché insomma, certo. Anche noi personalmente incontreremo a sorpresa Simone, perché lui si nasconderà nel pubblico e quando lo chiameremo capiremo che faccia. Sì, è un momento speciale per incontrare voi, per stare insieme. Insomma. Mentre per rimanere a tema di nomi meravigliosi e originali, e non è solo il nome a essere originale, lo è proprio lei di persona che è straordinaria. L'abbiamo conosciuta e sentita ogni tanto, una bambina veramente, veramente speciale. Simpatica. Che ci ha rubato il cuore. Sì. La Frida. Frida! Ciao! Ciao! È da un po' che non ci sentiamo. Ma anche troppo. Come stai? Bene, bene. Come va la scuola? Bene. Siamo agli ultimi giorni praticamente. Sì. Quando è che finisce la tua scuola? 14 giugno. Ok. Okay, tra poco. Senti, hai un nome che ti ha permesso di conoscere altre persone col tuo nome, Frida? In che senso un nome? Cioè, tu hai mai conosciuto un'altra Frida? Frida no, di persona, però un cane sì. Okay. Anche io. Dei cani sì. Anche io. Ah, più di un cane che si chiamava Frida. Ok. Se, si vede che piace. Se tu avessi un figlio, come lo chiameresti, Frida? Ci hai mai pensato? Non ne ho la più pallida idea. Ci sono dei nomi da maschio che ti piacciono? Luca? Mm-hmm. Che è corto come Frida. Frida, Luca. Da femmina te ne viene in mente qualcuno? Allora, femmina... A te piace chiamarti Frida? Sì, anche se non ci penso mai molto. Brava, sì, sì, certo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma se dovessi chiamare te con un altro nome o chiamare una bambina con un nome... Scusa, sì. Pina. Sì. Ma tu ti chiami Pina o ti chiami in un altro modo? No, io mi chiamo Orsola. Orsola? Sì, mi chiamo Orsola. Però quando vivevo a Bologna, a un certo punto io dopo il liceo sono andata a vivere a Bologna con le mie amiche... Siccome eravamo un gruppo di amiche, ci chiamavano le pine, perché a Milano un po' si usa questa cosa, le pine sono le più piccole, le pinnoline, le pine, e quindi eravamo le pine, ok? Io e queste mie amiche che siamo andate a vivere a Bologna. Poi dopo io ho cominciato a fare il rap e da lì ho tenuto la pina come nome, capito la storia? Infatti tutti ti chiamano pina. Sì, 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 però la mia mamma mi chiama Orsola. Beh sì. Capito? Quello è il mio nome, mentre mio marito mi chiama Nenna, quindi ho tre nomi. Sì, Nenna, ho questi tre nomi. Ah, capito, capito. Ti è venuto in mente un nome da femmina che ti piace? Ah, ecco allora, Brigitta è abbastanza bello. Ah, però. Brigitta. Sofisticato. In italiano proprio? Sì. 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 Mm. Sì. Bello. E poi blu. Bello blu. Bellissimo. Io la conosco una blu. Senti Frida, allora adesso io invece conosco di nuovo un cane di nome blu. Due cani. Tu conosci tanti cani. Ma io conosco anche tanti cani che si chiamano Pina. Tantissimi, tantissimi. No, allora Frida li ho incontrati in strada. E blu sono dei miei amici. Ah, okay. Perché giustamente senti magari chiamare Frida
giri, ma non stavano chiamando te. Cioè, ma il cane blu dei tuoi amici è un cane maschio o un cane femmina? Maschio. Ok. Senti una cosa, Frida, possiamo svelare una cosa? Noi ci siamo presi la libertà di invitarti allo speaker corner di Pinocchio. Quindi verrai anche tu allo speaker corner. Perché tu hai accettato l'invito. Sì. Certo, se tutto fila per il verso giusto io vengo. Sarebbe stupendo. Speriamo che tutto fili, Frida. Sarebbe stupendo perché l'idea nostra, Frida, è questa, che tu arrivi e ti siedi in mezzo alle persone e noi non sappiamo chi sei, capito? Perché non ti abbiamo mai vista. Poi a un certo punto ti chiamiamo e tu ti alzi e noi scopriamo chi sei insieme a tutti gli altri. Cioè, anche tutti gli altri in quel momento capiscono che sei tu. Hai capito qual è il gioco che vogliamo fare? Bello! Bello, molto bello. Non vediamo l'ora. Noi siamo molto emozionati, onestamente. La cosa abbastanza scontata è che metterò la maglietta della DJ Box. Ok, va bene, ma magari ce l'hanno anche altri. Esatto. Sì. Non dirci nient'altro perché non ti riconosciamo troppo presto. Ok? Sì. Ok, quindi ricordiamo a tutti che se volete partecipare allo speaker corner di Pinocchio troverete la Frida, troverete Simone e poi tutti gli altri e saremo insieme, sarà una bellissima festa. Frida, non sto nei panni dalla felicità di conoscerti. Ti abbracciamo forte, ti vogliamo un bene enorme proprio. E ci vediamo l'8 giugno. Ci vediamo l'8 giugno. A presto. Sì. Okay. Io ho delle sorprese per voi. Oh, che bello! Non dirci niente, Frida, non dirci niente, ok? Ok. Un bacio forte, tesoro, a prestissimo. Ciao. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:49 Radio DJ. Allora Vale, un po' di messaggi a proposito dei nomi, è un tema che era la prima notizia, ha preso il sopravvento su tutta la prima ora. Speriamo che... E sì che avevamo tantissime belle notizie. Vabbè, tienile là. Tienile Steve Catrow. Pinocchi, buonasera. Io, parlando di nomi particolari, io mi chiamo Loretana con la T di Torino. Porca. E tutte le volte lo devo ridire perché Loretana con la T di Torino. sarà per Loretto forse, però non suona bene. Oh. Allora, Amaranta dice da Centari di Solitudine, nata nel 79, nessuno lo capiva quando ero piccola, ora lo porto con orgoglio. Da Cent'anni di Solitudine tantissime. Pilar, una valanga. Ancora uno. Ciao Pinocchi, io e mia moglie abbiamo chiamato la nostra bambina Dakota, come l'attrice Dakota Fanning. Hai capito? Sì, saluto crocefissa per altri motivi. Crocefissa. Siamo con te. È sempre un altro famoso. Questa canzone è tutta tua. Sì. Questa è tutta per te, tesoro. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:06 Radio DJ. Abbiamo scoperto che all'ascolto di Pinocchio c'è un sacco di gente con nomi veramente fuori dal comune. Ma questo non ci sposta di una virgola, ragazzi. Ma va. Anzi, ce l'aspettavamo. Comunque, tutti nomi bellissimi. Sì. Provenienti da nonne, nonni, storie incredibili. Ma è arrivato il momento dei gossip. Allora, partiamo da Jennifer Garner, che per chi non se la ricorda è la ex storica di Ben Affleck. L'attrice di Alias. Sì, quella con ha cui... Ha un da fare ultimamente? Ha un da fare perché si è messa in mezzo per cercare di riappacificare Jennifer Lopez e Ben Affleck. Che non lo rivuole indietro. No, esatto. Hai capito? Perché tra Ben Affleck e Jennifer Lopez non tiri una buona aria è ormai ufficiale. Lui ha lasciato la casa che avevamo preso insieme ed è tornato nel monolocale in cui viveva da single, più o meno. Mamma mia. Più o meno. Sì, monolocale. No, infatti più o meno. Però è andato in un'altra casa. Non mostra lui non porta più la fede, però c'è da dire che sta girando un film in questo momento, per cui ci sta che magari la fede non è che la metti, la togli a seconda che quello sia sul che io set dico oppure sempre, no. Infatti. No, perché... Però Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono incontrati al saggio di una delle figlie di Ben Affleck, Domenica. E Jennifer Garner.
c'era anche Jennifer Garner, che è una figlia di Jennifer Garner e Ben Affleck. Esatto, Jennifer Garner ha seguito Ben Affleck nella casa in cui lui è andato a vivere in questi giorni e lì si è visti parlare animatamente sul patio di casa, e i ben informati, cioè io, dicono che lei stia facendo di tutto per far sì che, insomma, che torni a splendere il sole in questa storia d'amore meravigliosa che ci ha tenuti incatenati per 20 anni. Anche perché poi se no... Se no torna sul groppone di Jennifer Garner, ok. Vabbè, poi... No, Jennifer Garner è una presenza costante nella vita di Ben Affleck. Cioè lei comunque, che rappresenta per lui il grande amore, è l'unica che l'ha sopportato in tutti questi anni. E quindi, secondo me, lei dice: mo che avevo trovato Jennifer Lopez che se la collava, vorrei che tornasse ad accollarselo lei. Questo è un po' il viaggio. Kelly Rowland. Kelly Rowland, la ex Destiny's Child, la cessa, la cugina cessa di Beyoncé, la mia preferita, la noi, noi, la noi, 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 ma siamo più Kelly che Rowland. Noi la più... noi con un talento, però, perché noi, cioè, bravi, no, ma posso secondo me, tra l'altro, ancora di più Beyoncé. Lei, allora, lei subisce tantissimo questa roba qua, tanto che doveva presenziare a uno show di successo in America e doveva fare la co-conduttrice per una serata con una tipa che però nel pre, cioè nell'annunciarla, le ha fatto una micro intervista nella quale le ha chiesto solo di Beyoncé e lei ha detto: raga, avevo firmato un contratto, lo straccio, non vengo più. È stata ha fatto bene. Ha fatto come Loretta Goggia Miss Italia, credevo di venire, allora poi arrivederci. Comunque è stata invitata a Cannes, tra l'altro, a presenziare alla prima del documentario del film Marcello Mio, dedicato a Marcello Mastroianni. A Kelly Rowland? Kelly Rowland. Fai red carpet, fino a qui tutto bene. C'è la scalinata che poi ti porta all'interno della sala. No. Ci sono gli agenti, cioè il servizio di persone che ti accompagnano lungo tutto il red carpet e ti invitano poi a un certo punto a entrare, perché il red carpet funziona a step, cioè sei scaglionati. Tu, dietro di te c'è un altro e quindi devi dare modo anche a quell'altro di farsi fare le foto. Questa tipa qua che accompagnava Kelly Rowland prima le ha pestato l'abito, ma questo non le ha cambiato l'umore. Dopo un po' si è rivolta a lei con un tono che non le è piaciuto. Che a volte un po' i francesi hanno quel tono che sembra maleducato ma o assertivo. Kelly Rowland, a volte lo è. Kelly Rowland non ha fatto in tempo a finire le foto sul red carpet, che si è fatta tutta la scalinata brandendo il suo dito indice con un'unghia longa rivolto nei confronti di questa signora e dicendole, che si capiva leggendo il labiale: non mi devi parlare così. Ma scusatemi, è a Cannes, qualcuno la può avvisare, perché non passa di qua? Noi ci facciamo un bel aperitivo. Ma con Kelly Rowland potrei essere io, potresti essere la reazione. Dai, beviamoci due o tre cosette. Dai, Kelly, vieni serena. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Vale, daccene ancora. 18:14, ancora gossip. Avevo messo in scaletta Britney, ma ho deciso all'ultimo di non parlarne. Comunque, no, buone notizie. Ma no, veramente. No, dai, Vale, non dir così. No, nel senso che... Oggi l'ho vista stamattina, era nuda in acqua. Sì. E di solito vuol dire che va tutto bene. Nuda, che sguazza in acqua e serena. Sembrava serena. In realtà... Chi la conosce da vicino e la frequenta da vicino e però non le vuole così bene da non dir niente a TMZ, ha detto che è questo sito di gossip americano, uno dei più importanti, dice che sta facendo pasticci con i farmaci che prende e non si sta curando e non ha attorno a sé, come per tutto il resto della sua vita, persone che le vogliono bene, che l'aiutino a... E sono buoni quelli che parlano con TMZ, dai. Infatti. Ma no, adesso c'è tutto. No, infatti è una roba tremenda. Io l'ho vista stamattina pesciolina nell'acqua, tutta nuda. Speriamo. Speriamo. Sì, ma lei, allora, lei in realtà probabilmente quella pesciolinata lì non è di oggi. È un video vecchio, perché lei adesso ha la caviglia grossa come una zampogna, che l'altro giorno si è fatta male. Caduta. E si è fatta male veramente, cioè non è che si è fatta niente. Quindi lei c'ha tutta una serie di video di repertorio che ogni tanto mette giù. Mi sono illusa che era... No. Adesso una piccola rubrica di
si sono lasciati e si sono rifatti una vita. Ah. Che peccato. Ah, perché fatti una vita, perché che peccato, perché per lei, sai, quella cosa dovete tornare insieme per me, esatto. Ah, che mi dispiace. Allora, il primo della serie non è il più importante, probabilmente non lo conosce nessuno, ma sicuramente tutti conoscono lei, ossia la sua ex, e stiamo parlando di Tori Spelling, donna di Beverly Hills 90210, che per 18 anni è stata insieme a Dean McDermott, facendo 6 figli, facendo 5 figli e ricevendo corna, ma a dei livelli esagerati. Tra l'altro, posso dire, lei è quella che è, non sai più che faccia, ma comunque carina. Vabbè, eh beh, certo. Lui è un gibbone. Sì, lui è corna. Ma piace, lui piaceva, piace. E si è messo con un'altra. Adesso dubito. Si sono lasciati l'altro ieri. Si è messo con la Lily Calo. Fammi vedere. E ha ufficializzato la relazione con Lily Calo. Lily Calo. Jason Momoa. Quello grosso che è stato per tantissimi anni con Lisa Bonet, la figlia, la mamma di la ex di Lenny Kravitz, mamma di Zoe. Per cui Lenny e Lisa si sono chiamate Zoe per la figlia di Lenny. Loro due, coppia meravigliosa. Lei e poi l'aspettativa di chiamare una figlia Zoe. E poi, cioè, non è facilissimo essere figa come Zoe Kravitz, certo. E loro due, coppia meravigliosa. Lui molto più giovane di lei. Lui raccontò: io la vedevo ai Robinson, quel telefilm col quale noi siamo cresciuti, e dicevo: io questa donna la amo. Era piccolo, ma già si rendeva conto che provava per lei un'attrazione che andava al di là del semplice fanatismo. Poi la incontra, si sposano, stanno insieme un sacco, hanno 2 figli. A proposito di nomi, Lola Iolani e Nakoa Wolf Manakawopo Namakaea, più o meno Namakaea. Vabbè, si sono lasciati lasciandoci proprio nello sgomento, perché era una di quelle coppie che a me mi faceva sbagliare. Però lui con chi si era messo poi? No, lui con nessuno, era andato nel prato di un amico, ma non in casa, stava nel suo campo. Esatto. Si è rinnamorato, lui sta insieme ad Adria Arjona, una figa di 33 anni conosciuta durante un viaggio in Giappone. Vale, però tu non puoi proiettare le tue paure. Me lo dice anche sempre la psicologa. Si sente dalla voce che dici. Come si chiama lei? Adria Arjona. Vale, te lo prometto che non arriverà un'Arjona. Ma non me lo puoi giurare, però. No. Però ti giuro che se arriva l'Arjona fa una brutta fine. Chiudo con Harry Styles. Io ti posso garantire che la strumpeo, non posso fare. Basta quello, lo sai. Infatti è l'unica cosa che ti posso promettere. Chiudo con Harry Styles, che si è lasciato con Taylor Russell. Ma Harry Styles deve stare libero. Harry Styles è di tutte noi. Non mio, perché a me interessa poco, ma della Sabri. Ma certo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Tema sensibile. Attenzione, tema sensibile. Io quando compro dei formaggi che hanno quelle bucce molto muffose, o li compro o li trovo al ristorante, mi incappo in dei formaggi con le bucce muffose. Li voglio mangiare, le bucce. Ma la buccia con la muffa sopra? La voglio mangiare, non resisto. Però se c'è una muffa dentro un barattolo, no, non la affronto. Perché se c'è una muffa che mi fa impazzire, bravo. Quella sui formaggi, che li rendono speciali, rari, costosi anche, no? I formaggi con la presenza, arborinati, quelli con la presenza delle muffe. Ma il giorno dopo non stai benissimo se ne mangi tanto. Quanto? Tanto. Ma tanto quanto? Se mangi una fettona di formaggio stagionato e arborinato, il giorno dopo caghi addosso. Un po'. Una fettona intera da parli per esperienza. Amici mi hanno detto. amici. Allora, ma che cos'è la muffa? La muffa è un fungo che altera spesso il sapore e la consistenza dei cibi. Appare in superficie, ma in realtà
penetra molto in profondità, perché ha delle radici che noi non vediamo. Oddio, vanno che dentro. Eccoti là. Adesso lei sta male. Lamentosa, eh. È tutto ciò che è radice alla valle non gli devi parlare. Tu vedi la parte sopra pelosetta. Sì, pelosetta, un bianco, po' bianco verdastra, esatto. Ma ha dei fili che vanno in fondo. Allora, non si sa quante muffe ci sono. Ti viene da vomitare. Non si sa quante muffe ci sono in natura. Si stima che ce ne siano più di 300.000. Organismi filamentosi che producono spore che possono essere trasportate da aria, insetti o acqua. Ok. Allora, tolti i formaggi che sono garantiti, però la domanda è: quando capita di trovarla nei cibi? Che fai? Nei vasetti. Allora, a me pane. Capitava semprissimo, proprio mi si è aperto un ricordo. Adesso non consumo più abitualmente la marmellata. Eh sì. Ma mi ricordo che quando la mangiavamo a casa, e parlo di quando ero piccola, abitavo con i miei, ma io ancora aprivo e levavo la muffa e poi mangiavo il resto. E consiglio di mia mamma era ribaltare il barattolo in modo tale che non si creasse la muffa, cioè quando la riponevo. E poi certo. Che brava. Allora facevi bene, perché le marmellate sono il classico esempio di cibo a cui puoi togliere la parte superficiale. Perché? Perché la alta concentrazione di zuccheri impedisce alla muffa di irradiarsi e di diventare nociva. Eh sì, esatto, perché poi sarà su. Ok. Mentre per esempio in generale si devono eliminare i cibi freschi e di consistenza liquida o fluida, come lo yogurt, la ricotta e i succhi di frutta, in cui le tossine si propagano facilmente. Le marmellate, abbiamo detto, con alta concentrazione di zuccherina, invece. Beh, succo di frutta, tanto zucchero. Non so. Però ora che ti si forma la muffa, evidentemente l'hai tenuto 10 anni. Si devono invece. E gli canti tu 15 anni. Ma sei già donna. Un succo di frutta. Si devono invece buttare via il pane ammuffito e la frutta con polpa succosa, come le pesche o i pomodori. Mentre dalle mele. Aspetta. Io ho 47 anni che levo la muffa dalla pesca e mangio tutto il resto. È per questo, quindi. Sì, è tutta colpa della muffa della pesca. Non bene la roba della pesca, perché anche Emi lo fa. Intanto vi dico: l'articolo è così, quello che vi sto dicendo l'ho preso un po' da Focus. E un po' ho trovato un articolo sulla Gazzetta dello Sport. Ok, va bene, sono fonti importanti. Qua dice, ripeto, si devono invece buttare. Leggi proprio testualmente. Si devono invece buttare via il pane ammuffito e la frutta con polpa succosa, come le pesche o i pomodori. Mentre dalle mele è sufficiente togliere la parte andata male. Però questo affinché sia il 100% sicuro che non ti faccia male. Ma non è che succede per forza, niente. Diciamo. È buona norma. Come prevenire la crescita di muffa? È fondamentale. Ma dentro di te o sì, dentro di te. Sì, nella tua coscienza. Fuori anche, nella tua anima. Sulle spalle, collo. Sì, dietro le orecchie. Dietro le orecchie, sai dove anche? Nell'interno del gomito. Questo. Tra le dita. Coprire gli alimenti e conservarli in contenitori ermetici. Pulire l'interno del frigo ogni tot mesi col prodotto. Ragazzi, io almeno ogni 10 giorni tutto il frigo. Certo. No, troppo. Ma lo sbrini? Anche la Mary. Scusa, lo sbrini? No. Lo lavi da pulisci? Sì. Lo lavo da pulito. Da fresco. Lo lavo da pulito io. Quello sì. Lo lavi da freddo. Certo. Cioè non è che lo sbrini tutto. No, perché c'è il tuo brina, non c'è è come brina. I nostri che hanno gli glu. No, ma no, neanche il mio, però dico, non è che lo spegni, fai scongelare tutto e pulire il congelatore, a parte congelatore. Il congelatore non c'è nessuna brina. No, però ci passi dentro il detersivo, sì, congela. Il cassetto lo pulisci, lo rinfili. Lo asciughi però. Certo. Perché sennò si forma il ghiaccio. Chiedevo. Era volevo sapere. Secondo te si lava, non si asciuga, lo metti, cioè, delle volte boh. Ma dentro quando togli la cassettiera dentro lo pulisci? Non è sporco e comunque sì, passi. Non la pulisce. Lei la pulisce. Non la pulisce. Dentro. Vabbè, fai come vuoi. La pulisci. Evitare di lasciare gli alimenti. Vieni a casa mia e ti resta la lingua attaccata. Evitare di lasciare alimenti deperibili scoperti in frigorifero per più di 2 giorni e non conservare gli avanzi per più di 3-4 giorni. Okay. Inoltre, gli esperti, chiudo, raccomandano di mantenere il livello di umidità in casa inferiore al 40%. E come lo misuri?
per i capelli. Quando è frise, quando fai la piega, dopo un minuto è in bacca, non va bene. Butta tutto. Finché sta la piega, tieni. Ok? È a posto così. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:41, Radio DJ, ragazzi, un attacco di colite che sto vedendo i sorci verdi. Sono bianca? Un po'. Un po'. Pettino, amore. Sì. Va bene, un'ultima noticciola. Sì, anche due. Allora, questa arriva da gamberorosso.it, perché è un sito che parla naturalmente di cucina e che ogni tanto ti dà delle dritte legate a determinati piatti. Nello specifico adesso vi parlo di patatine fritte e di patatine fritte perfette con i segreti di Aston Blumenthal, che i più forse non conoscono, neanch'io lo conoscevo, però è uno chef inglese che ha 3 stelle Michelin. Dal 2004 ha 3 stelle Michelin per il suo ristorante The Fat Duck. La galanatra grassa. Perfetta, ok. The Fat Duck. Aspetta, lo ridico bene. The Fat Duck. Okay. L'ho detto bene. Ok, lui ha iniziato da autodidatta, non ha seguito nessun corso di cucina. Nel 1992 era un ragazzino e aveva l'ossessione per le patatine fritte. E cercava la chimica perfetta, che poi ha trovato ed è stata anche avvallata dalla scienza, perché trattandosi di temperature, come diceva come dice il maestro la pasticceria, ma anche la cucina tutto sommato è quasi una chimica perfetta. Scusate. Prego. Adesso vi dico come si fanno, come lui consiglia di farle. La patatina perfetta per essere croccante fuori e cremosa e morbida dentro prevede 3 cotture. Ma partiamo con ordine. Devi friggere 3 volte? 2. Fatti. Patate farinose, olio di semi di arachidi, 1 litro ogni 400 patate, sale grosso e sale fino. Ogni 400 grammi? 400 grammi di patate, no? 400 patate, intanto sbucciarle tutte, siamo qua fino a martedì. Dentro 400 patate in 1 litro. No. Allora, le patate vanno prese, lavate, spellate, tagliate a bastoncini non particolarmente sottili. Vi do 3, 2x2x6 centimetri. Le lavi, le asciughi, le lessi per un tempo che va dai 10 ai 20 minuti. Non troppo, perché sennò non si devono sfaldare. Una volta che le scoli, ma non le devi scolare, le devi tirar su col mestolino. Col cestello. Le fai asciugare e poi le raffreddi in frigorifero per mezz'ora. Vuoi metterle in congelatore? Ma con punto di domanda tutta sta scienza. Il congelatore l'ho appena pulito, io se posso evitare adesso ho messo un'ora. Le metti. Le fate raffreddare a temperatura ambiente e poi almeno per mezz'ora in frigorifero. Le tirate fuori da lì e poi le friggete con l'olio di semi di cui sopra a 130 gradi per 5 minuti. Le tirate fuori dall'olio, le fate raffreddare a temperatura ambiente e poi le riraffreddate per un'altra mezz'ora in frigorifero. Dopodiché esci e vai a mangiarle. No. E poi le rifriggi. Terza volta? La seconda volta le friggi a 180 gradi per 7 minuti. Dopodiché le puoi mangiare. Infetentito la casa. Ah, vabbè, capito? Ma poi hai perso il buon umore. Canzone lunga. Vai. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Dai, che ho la colite. Allora, qualcuno chiede: come mai la Vale quando legge le notizie si stupisce? Perché scopro le cose nuove insieme a voi. E lei la legge prima, ma la capisce quando la legge qua. Qualcuno dice: Vale, devi aver letto male, perché 1 o 2 minuti va bene. Se sono 20 minuti, praticamente le patate sono pronte per farle prezzemolare. Vabbè, provate, mi saprete dire. Legge male. Provate, no? Mi saprete dire. Adesso invece volevo dare una notizia bella per quelli che, come me, soffrono di mal d'auto. Ah, io ho sofferto fin da quando, cioè solo da piccolina, poi basta. Pensa che io non soffrivo e adesso sì. Allora, una volta
l'unica cosa, l'unica soluzione negli anni 80 era quella messa a terra, cioè ti mettevano la, il meccanico ti metteva la macchina, un laccio. Ma non è vero, ma lo dicevano i bambini, quello dicevano. Era per scaricare la, l'elettricità della macchina. E ti dice, sì, certo, però ti dicevano che serviva per il mal d'auto. Ho capito, ma non è che il meccanico te la metteva perché tu avevi la nausea. Infatti continuavi a vomitare in macchina, esatto. Però non ci pensavi. Era l'unica soluzione possibile, sì. A parte il fatto di guardare davanti e cantare. Allora, di base è sempre, resta la soluzione migliore. Poi tra l'altro devi cantare azzurro, perché no, perché no, azzurro ti, qualcuno ti dà la pastiglia. Ma se non hai la pastiglia va bene tutte le cose. Apple ha preparato una app, credo, comunque un sistema che è negli smartphone, permetterà di guardare lo schermo senza avere il mal d'auto. Ma brevemente, che cos'è il mal d'auto? Il mal d'auto è una distonia, diciamo così, tra la percezione che gli occhi rimandano al cervello e quello che rimandano gli altri sensi dell'equilibrio che sono dentro all'orecchio. Adesso vi dico anche quel termine, li ritrovo nell'articolo. Sì, come funziona? Stiamo aspettando, io non me ne vado di qua finché non ci dice i termini che ha trovato nell'articolo. L'apparato vestibolare e il labirinto. Oh, la scienza. Come funziona? Tutto, eh? Perché se tu guardi lo schermo, gli occhi mandano al cervello l'idea che è tutto fermo. Sì. Perché o un libro, no? Uno schermo. E invece ti muovi. Mentre le orecchie mandano al cervello il fatto che il corpo si sta muovendo in base ai movimenti della macchina. Il cervello dice qualcosa non va, ti fa venire la nausea e il vomito. Metteranno dei pallini che si muovono in base a come si muove il corpo ai lati dello schermo che stai guardando, e questi pallini ti permetteranno di non avere più quel senso di nausea. Per la colite hanno intenzione di fare qualcosa? Per ora no. No, per ora no. Mettere un disco forse, darti un po' di sollievo. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi.